Il territorio di Castellabate continua a registrare guarigioni di cittadini che nelle scorse settimane sono risultati positivi al Covid. Sono 30 le persone guarite attualmente e 16 quelle ancora positive al Covid-19. A fare il punto della situazione il sindaco facente funzioni Luisa Maiuri, che esprime il suo pensiero anche sul nuovo DPCM firmato dal governo. Per quanto riguarda la nostra situazione, diciamo che è una situazione che in cui stiamo registrando in questi giorni dei casi di guariti, di persone negativizzate, abbiamo ad oggi 16 persone ancora positive, però tantissimi guariti, per cui ci auguriamo che un andamento abbastanza tranquillo, ci auguriamo di continuare con questi dati, anzi in questi giorni siccome sono stati fatti alcuni tamponi di riscontro, ci auguriamo di annunciare tanti altri negativizzati, quindi è abbastanza tranquilla, anche se ritengo che e mi auguro che resti così, però alla luce dei nuovi provvedimenti, sia come zona arancione, che diciamo tutto sommato rispetto alla rossa non è che ha tante aperture, regole meno restrittive in più, perché noi registriamo solamente l'apertura di tutti gli esercizi commerciali, però diciamoci anche in zona rossa una buona parte degli esercizi commerciali era comunque quelli consentiti con i codici Ateco, consentiti, erano aperti. Io temo moltissimo questo lasso di tempo, perché io credo che tra alcuni giorni probabilmente quasi tutta l'Italia diventerà zona gialla, e temo questo periodo che intercorre fino al 21 dicembre, quando ci dovrebbe essere una stretta più stringente, perché siamo vicino alle festività natalizie, temo che ci possano essere numerosi rientri sicuramente consentiti dalla legge, però mi auguro che il governatore De Luca possa fare una stretta rispetto alle seconde case, altrimenti effettivamente si potrebbe registrare una situazione che dal punto di vista anche dei controlli diventa un po' più difficile da gestire. Infatti lei ha firmato l'ordinanza numero 64 che proroga, insomma, la chiusura dei luoghi di aggregazione sociale proprio sul comune di Castellabate, per dare effettivamente un freno eventualmente a assembramenti, soprattutto in questi giorni di festa. Sì, io ho reiterato, ribadendo la chiusura del parco di Villa Matarazzo, del castello, dove ci stanno delle mostre, dei centri di aggregazione, delle due sale, del centro per anziani. È evidente che però con la zona gialla, e mi rendo anche conto che c'è necessità di dare anche un po' di impulso in occasione delle festività natalizie all'economia in generale, anche ma soprattutto quella locale, ritengo che ci possa essere un rientro presso le seconde, un arrivo presso le seconde case di parecchie persone che rimarranno su questo territorio poi fino a dopo il 6 gennaio, perché poi non si potranno più muovere a partire da una certa data. Adesso, e quindi, dal 20 al 7 dicembre. E sì. quindi ci troveremo con un territorio con tantissime persone che probabilmente sceglieranno di trascorrere le proprie vacanze qui a Castellabate. Quindi è un po' preoccupante, perché è evidente che oggi diciamo che c'è una situazione controllata e controllabile. Domani le normative non consentiranno, perché sarà comunque consentito dal DPCM, per cui mi auguro che il governatore in questo caso faccia una stretta rispetto a questi movimenti. E infatti si comincia a sentire un po' di più l'aria natalizia con questo nuovo DPCM, negozi aperti, insomma, questi nuovi allentamenti. Domani l'Immacolata, ecco, come si sta organizzando il comune di Castellabate in vista proprio del Natale, che non sarà un Natale come gli altri, insomma, che abbiamo trascorso in passato, insomma, ma sarà comunque Natale.
Diciamo che da ieri, diciamo, tutte le attività erano aperte, però il tempo non è stato clemente e quindi credo che è una pseudo-apertura perché movimento non ce n'è assolutamente stato. Sì, domani con l'Immacolata noi lanceremo un piccolo messaggio di speranza accendendo quegli alberi che abbiamo installato in ogni alberi luminosi che abbiamo installato in ogni frazione del comune di Castellabate. Quest'anno sicuramente per scelta non abbiamo voluto spendere soldi per illuminare i vari centri del nostro comune, abbiamo fatto altre scelte più di carattere di solidarietà in un momento che è molto particolare, un momento in cui tantissime persone comunque registrano dei casi di disagio, di disagio dal punto di vista economico, per cui l'altro giorno abbiamo approvato in giunta venerdì una delibera su proposta dell'assessore alle politiche sociali Elisabetta Martuscelli, in cui ci saranno varie iniziative a partire da quello che è diventato oramai da anni, facciamo la consegna di un simbolico di un panettone agli ultra ottantenni del comune di Castellabate, il carrello solidale, li faremo insieme alle parrocchie e quell'iniziativa che ha riscosso tantissimo riscontro, ha avuto tantissimo riscontro durante il periodo di lockdown in cui alcuni esercizi commerciali si sono messi a disposizione per raccogliere tutte le donazioni in termini di acquisti, soprattutto alimentari, nei supermercati e inoltre abbiamo con una somma incrementato quello che sta facendo la Caritas interparrocchiale sul territorio di Castellabate. Sicuramente sarà un Natale diverso rispetto agli anni precedenti, dove non ci sarà nessun genere di iniziativa, dove sicuramente comunque lo stesso movimento turistico ritengo non ci sarà, perché noi registravamo nel periodo natalizio tantissimi turisti che venivano proprio per delle manifestazioni importanti. Mi riferisco ai mercatini di Natale, alle manifestazioni che si facevano appunto nel centro storico di Castellabate. Quest'anno chiaramente tutto ciò non ci sarà. Ci auguriamo che, ripeto, che comunque tutto possa possa andare nella giusta direzione, perché sicuramente la curva dei contagi si è leggermente abbassata, però io continuo a dire non bisogna assolutamente abbassare la guardia, altrimenti noi rischiamo effettivamente con le aperture che ci saranno in questi giorni a venire, che potremmo, e mi auguro assolutamente di no, che potremmo andare verso una terza ondata poi a partire da gennaio. Però alcune scene che si registrano, soprattutto nelle grandi città, e anche le stesse notizie delle prenotazioni aeree e dei treni in occasione del 18-19, mi pare che questi sono i giorni in cui si registreranno maggiori, lasciano pensare a un, non voglio parlare di un esodo come quello che si è verificato allora prima della chiusura totale, però ripeto, è consentito a chi ha la residenza, e mi rendo conto che il ricongiungimento presso la famiglia sia giusto e doveroso in questo momento, però ritengo che trascorrere quest'anno si possa anche evitare di trascorrere le proprie vacanze presso una seconda casa in un luogo che abbiamo cercato comunque di preservare e stiamo preservando. Procede l'iter per riqualificare il Castelsandra. Da un comunicato, insomma, delle scorse settimane abbiamo appreso che il finanziamento è stato approvato. Insomma, com'è la situazione? Si è sbrogliata una matassa veramente inspiegabilmente molto molto aggrovigliata, perché in effetti si è sbrogliata una situazione che era già stata concordata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso due incontri che il sindaco Spinelli aveva avuto appunto a Roma, in cui dietro l'opposizione fatta dal ministro Franceschini, dopo l'appello fatto dalla attraverso l'appello fatto dalla soprintendenza di Salerno, si era bloccata questa vicenda perché si era cercato in questi due incontri di trovare
un punto di incontro appunto attraverso diciamo delle prescrizioni. E guarda caso, le prescrizioni che oggi sono state approvate dalla delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardano proprio quelle prescrizioni che erano state già messe in campo durante quelle riunioni di circa 10 mesi fa. Per cui diciamo che si è perso tempo e ritengo inutilmente, perché si sarebbe potuto proseguire già da tempo in questi lavori, che si tratta di un'opera oltretutto importantissima, la riqualificazione ambientale e naturalistica di un sito comunque che è stato inquinato nel passato. Quindi abbiamo avuto anche in questi giorni il provvedimento finale da parte conclusivo da parte della Giunta regionale della Campania, che ha chiuso di nuovo la conferenza dei servizi facendo proprio queste prescrizioni, per cui andremo, mi auguro, a breve verso l'inizio delle attività di bonifica. C'è un progetto specifico sul Castelsandra, Sindaco, che avete in mente, insomma, di sviluppare? Allora noi partiamo da un... noi abbiamo avuto finanziato quello che è la progettualità per quanto riguarda la riqualificazione dell'ex hotel Castelsandra, ma il tutto passa, ritengo, attraverso un protocollo d'intesa che alcuni anni fa è stato fatto tra Sovrintendenza, Comune di Castellabate, Prefettura, Parco Nazionale del Cilento. Evidente che quando avremo la disponibilità di questa somma, e quindi si procederà a partire su una progettazione, su questa progettazione il tutto passerà attraverso un tavolo di concertazione tra tutti questi enti. Evidente che potrebbe essere una destinazione di carattere turistico di quel sito, che però debba tener comunque conto anche del risvolto sociale di questo convegno, dell'intero convegno. Per cui andremo in questa direzione. Sindaco, allora chiudiamo questa intervista con un suo messaggio ai cittadini di Castellabate e poi magari ci risentiremo in settimana per capire anche che cosa deciderà il Comune di Castellabate sull'apertura delle scuole. Insomma, molti comuni hanno già prorogato la chiusura, insomma non riapriranno il 9 dicembre, quindi magari attendiamo anche dal Comune di Castellabate notizie in merito. Ma il suo messaggio ai cittadini, visto che domani insomma è l'Immacolata. Sì, da domani in effetti inizia il periodo natalizio. Il mio chiaramente è un messaggio ai miei concittadini, un messaggio di speranza e di soprattutto di poter uscire presto da questo momento, però è anche un messaggio di una raccomandazione. Castellabate ha sempre risposto con grande senso di responsabilità a tutto ciò che era prescritto dalle ordinanze, dai DPCM. Io mi auguro che, nonostante in questi giorni, sicuramente, come ho detto prima, ci sarà un allentamento delle regole, si continuino a rispettare con senso di responsabilità, ripeto, tutte le regole, dalle più basilari, diciamo, l'obbligo della mascherina, il distanziamento, e un appello soprattutto ai giovani. Adesso riapriranno probabilmente la settimana prossima i pubblici esercizi, per cui fino alle 6 del pomeriggio. Io mi auguro che loro in primis, mi rendo conto che è una delle fasce, probabilmente sia per l'assenza delle scuole, sia per momenti di socializzazione, probabilmente più penalizzata. Però io a loro rivolgo questo invito ad evitare qualsiasi situazione di assembramento, soprattutto nei pressi degli esercizi dei bar. C'è l'abitudine sono cambiati anche gli orari, c'è l'abitudine degli aperitivi ai quali pare che non si possa rinunciare in questo momento.
voglio dire, togliamo di mezzo il superfluo, ci saranno tempi migliori in attesa soprattutto del vaccino, ci saranno tempi migliori in cui tutti potremo stare insieme come stavamo per il passato. Quindi è un augurio di speranza, ma nello stesso tempo di mantenere un forte senso di responsabilità.